ancora una volta via dalle mura di ogni giorno, per quanto antiche e simbolo di sacralità, perché l'anima ha bisogno di spazi. Via dalle parole sempre in movimento, per quanto attese da folle in tutto il mondo, perché Dio parla in un refolo di vento. Di nuovo alla casa del Divin Maestro, sulla collina ad Ariccia, dove Roma si vede dall'alto e fra gli alberi. Papa Francesco vi arriva il pomeriggio del 22 febbraio per staccare fisicamente dagli impegni di ogni giorno e immergersi nella quiete degli esercizi spirituali della Quaresima. Con lui a bordo del pullman tanti collaboratori di curia che condivideranno preghiera e vita comune fino a venerdì. Poco dopo l'arrivo è un abbraccio a padre Bruno Secondin, il religioso carmelitano incaricato di guidare la riflessione giornaliera. Francesco e i suoi sono nella cappella per l'adorazione e l'ascolto della prima meditazione. Protagonista il profeta Elia, le cui vicende narrate dalla Bibbia, spiega padre Secondin, sono quadri esemplari di cosa significhi per un uomo mettersi in viaggio per incontrare Dio. Elia è un profeta che cammina, che conosce o che vive la sua missione alle frontiere, si sposta fino al Sinai, va fino in Libano, quindi è un profeta in cammino. E mi sembrava molto adatto, e anche l'ho sentito dire in questi giorni da un'espressione del Papa, mi sembrava molto adatto proprio per questo momento e questo pontificato, una figura di un profeta, che poi è il grande fra i profeti, che però vive la sua missione muovendosi, affrontando qua e là, all'improvviso, una esperienza di Dio, del richiamo all'alleanza, alla fedeltà. Quindi mi sembrava una figura molto interessante e ho pensato di costruire attorno a lui questo. Padre Secondin procede per episodi, i grandi scenari della vita di Elia, uomo fragile ma anche capace di combattere, dice, su molti fronti, di essere dinamico, muovendosi dai centri del potere alle periferie, in un itinerario che lascia alle spalle gli idoli per imboccare, dice padre Secondin, cammini di autenticità, sentieri di libertà. Partire dall'esteriorità, uscire dal villaggio, entrare nella profondità della propria identità, incontrarsi con Dio e incontrare anche lo scontro con ciò che è falsa identità dell'esperienza religiosa, della fede, per essere trasformati progressivamente da un Dio che è ben diverso da quello che ci siamo messi in testa, che è altrove rispetto ai nostri villaggi, per purificare dal profondo ciò che viviamo, ciò che abbiamo vissuto e ritrovare il senso dell'appartenere a Lui. Celebre è la conclusione della vita di Elia, rapito in cielo sul carro di fuoco. Meno evidente nell'immaginario collettivo il gesto che il profeta compie mentre punta verso l'alto, guardato da terra dai suoi discepoli, i cosiddetti figli dei profeti, che hanno imparato ad amare quel grande padre che ha indicato loro la strada di Dio. Quando sale verso il cielo, lascia cadere il suo mantello, che era tipico vestimento di Elia, è un classico simbolo, e lo prende il suo discepolo Eliseo e va a congiungersi con gli altri gruppetti, i figli, e riconoscono, ecco, è su di lui lo spirito del profeta Elia. E perciò questo raccogliere il mantello non può essere lasciato cadere il mantello del profeta, bisogna sempre raccoglierlo, aprire strade nuove, fare cammini di fraternità. E questo simbolicamente dal testo biblico viene molto facile. E quindi è un po' un tentativo insieme di metterci davanti alla verità di noi stessi, alla verità di Dio, alle sfide dell'ingiustizia, delle manipolazioni e della fatica dei poveri, e poi per ritornare a creare cammini di fraternità.